Allora, buonasera a tutti, sono l'avvocato Cerchiara. È un po' di tempo che non ci vediamo, anche perché praticamente io sono impegnato anche nell'attività professionale. Noi avevamo già detto che avremmo percorso questi concetti che sono stati sviluppati dall'economista Luciano Gallino. Fallo vedere meglio. Sì, sull'uscita dell'euro. Allora, noi seguiamo proprio passo per passo il libro dicendo alcuni concetti. Cominciamo da questo. Diciamo, questo lo diciamo da tantissimo tempo, che il sistema finanziario produce circa 5 miliardi di dollari di attività, di operazioni finanziarie. Che sono praticamente, queste attività finanziarie sono attività per guadagnare, che hanno importi basi elevatissimi. E purtroppo, come abbiamo tante volte detto, quando le operazioni finanziarie vanno male, ci rimettono i cittadini degli stati membri. Ma vanno sempre male, perché sono speculazioni basate su nulla. Vanno sempre male, c'è sempre un qualcuno che paga, senza essere responsabile. E questo è la grande verità che ha detto il dottor Vitali. E queste operazioni poi sono svolte sulla base di modelli matematici che hanno... Ma sono più che modelli matematici, sono modelli, sono modelli borsistici. Vabbè, ma sono... Cioè, chi non conosce la borsa non sa cos'è la speculazione finanziaria. Sono modelli, algoritmi matematici che un tempo in borsa non conoscevano neppure. Beh, adesso, vabbè, come vuoi tu. Allora, comunque, non ha importanza questo. E qui dice che vi sono due principali classi di modelli. La prima, che il mercato si autoregola come un sistema infallibile, e la seconda è che, visto che ci sono rapporti di rischio, che praticamente debba essere in parte gestito. Noi perché facciamo questo discorso che riguarda euro? Perché tante volte anche le persone che non sono esperte, che cosa dicono? No, l'euro non si può abbandonare. Ecco, questo è il pensiero più grave che si possa fare, perché non c'è niente dal punto di vista giuridico, economico, e qui parliamo di giuridico perché è un trattato che non si possa abbandonare. Anzi, le norme dei trattati prevedono proprio questo, prevedono sempre la causa di recesso. E guarda caso, il paese più intelligente di tutti, dell'Europa almeno, la Gran Bretagna, non ha mai voluto l'euro ed è uscita dall'Europa, perché hanno capito che il sistema dell'Europa produrrà povertà. Non c'è niente da fare. Siccome praticamente non è regolato da norme economiche che sono equilibrate, ma sono tutte squilibrate a favore della finanza, degli stati, delle organizzazioni internazionali, finanziarie, delle istituzioni finanziarie, delle banche, insomma, mai i cittadini degli stati membri o i lavoratori o gli imprenditori, mai. Quindi la fine di questa Europa porterà a questo. Io l'ho detto da tempo, sotterrà anche ai privati le loro ricchezze. È un destino inevitabile. O si capisce questo, che bisogna lasciare l'euro. E noi cerchiamo di capire dal punto di vista economico, anche con nozioni che non sono proprie delle mie competenze perché sono economiche, oppure finiremo così, non c'è niente da fare. Dunque, come salvare l'economia? Il sistema finanziario ha aperto 54 milioni di dollari per conto, gli attivi finanziari globali ammontano a più di 240 milioni di dollari. Quindi il sistema finanziario produce 150 di miliardi di dollari al giorno. E quindi si è discusso, bisogna diminuire questo livello complessivo, però, e quindi porre un limite alle istituzioni finanziarie. Quindi che cosa hanno cercato di fare nella comunità europea? Di salvare le banche. Senza però compiere alcun tentativo per riavviare una vera riforma del sistema finanziario. Quindi che cosa significa? Salve le banche a sfavore dei cittadini, ma consenti che quelle operazioni non abbiano praticamente perdenti, perché praticamente poi sono i cittadini che ripagano queste perdite. Oh, e qui
lo dice il famoso economista a pagina 27, che lo Stigall Act, l'atto, risolse il problema nel lontano 1929 con la più grande crisi economica mondiale, perché distinse le banche d'affari e le banche di interesse. Quindi anche questo famoso economista praticamente ne parla già all'inizio del libro. Il sistema finanziario è troppo grosso, impone addirittura i propri interessi ai governi. E in pochi anni i gruppi finanziati salvati dallo Stato a soldi di trilioni di dollari si sono ingranditi il doppio. Abbiamo visto che secondo i dati del Sole 24 Ore, no, della banca dei regolamenti internazionali, che è un'istituzione finanziaria, che tutte le banche che sono state salvate dagli Stati non solo non hanno ripianato i propri crediti, ma hanno creato ulteriori gravissimi altri buchi. Poi qui parla del Regno Unito, che avanza, l'unico stato che ha avanzato qualche proposta positiva per modificare questa situazione. Non possiamo dire tutto di questo libro, andiamo celermente perché dobbiamo arrivare alla fine, siamo a pagina 30. Perché poi qui dice, parla della finanza ombra, cioè di quella finanza che non appare nei mercati internazionali, ma che per tuttavia compie quelle operazioni e sulle quali poi pesano poi su tutta la collettività mondiale. Poi parla di queste entità finanziarie, affermando che, come notavano già nel 2006 due economisti americani, perché qui intendiamoci, io parlo del libro di Gallina, non è che vi posso comprare tutti i libri economici, anche perché io sono un giurista, ma vi posso assicurare che i maggiori esperti economici mondiali affermano che questo tipo di economia, e soprattutto quella stabilita dalla Comunità Europea, sono sbagliati proprio dal punto di vista economico, e sarebbe solo quello, ma poi ci arriveremo, perché qui dice i motivi, Gallino, motivo per cui bisogna lasciare l'euro. E dicono questi economisti che queste società finanziarie sono essenzialmente società robot, che non hanno dipendenti, non prendono decisioni economiche di rilievo, né hanno una collocazione fisica. Ma perché adesso questa fase, che un tempo era l'anonimato sociale, è diventato un anonimato globale, per cui praticamente queste società non sono più raggiungibili, eppure producono tanti e tali sfaccettature mondiali. E la finanza ombra? Benissimo. Sono 60 trilioni di dollari l'anno come operazioni finanziarie. La macchina cieca dei mercati. Nel mondo circolano oltre 700 trilioni di dollari di derivati. I derivati che cos'è? Sono dei contratti che uno stabilisce, con cui si obbliga o a prendere o a pagare una certa somma se si verifica un determinato fatto. Siccome questi fatti praticamente sono di carattere molte volte imprevedibile, per esempio, o imprevedibile solo in parte, la produzione di grano di un anno del Brasile, i derivati praticamente sono un salto nel buio, perché è difficile, e quindi... Ma è difficile anche appurare quello che è successo. Sono tutte operazioni campate per aria, che nascono sotto una forma apparentemente logica e razionale, ma nella realtà, nel momento in cui cominciano a vorticare, vorticano per conto loro. Sì, infatti, è proprio così. Qui dice, in sostanza, i mercati finanziari in realtà sono macchine cieche e irresponsabili. Soltanto dal 2007 al 2013 la loro inefficienza è costata a USA e UE tra i 15 e i 30 milioni di dollari. Questa è la prima risposta a che vuol dire, per carità, lasciamo l'euro. No, l'euro va disperatamente lasciato. Dunque, qui noi proseguiremo con questo libro, L'industria se ne va, e poi proseguiremo, non so quanto tempo ho ancora. Hai a disposizione tutto il tempo che vuoi. Dunque, allora, perché qui parla di come è cambiata l'industria,
praticamente l'epoca fordiana della fabbrica con il lavoratore che lavorava, con il padrone, non esiste più. L'ideale di fondo di queste società è il robot, che non si stanca, non rallenta mai il ritmo, non discute. Noi abbiamo, scusa se ti interrompo, noi proprio in queste ultime riunioni che abbiamo fatto ieri e l'altro ieri, sia io che Orazio Ferniani, abbiamo sottolineato assieme al professor Antonio Sciacca, abbiamo sottolineato un futuro robotizzato e abbiamo ovviamente previsto la necessità di una normativa, di una nuova costituzione degli stati, a cominciare da quello italiano, che tenga conto delle esigenze fondamentali della razza umana, minacciata non più dalla speculazione dei finanzieri ma dai robot. Anzi, diciamo di più, c'è un'ulteriore ipotesi che si sta facendo proprio in questi ultimi giorni, per cui il fatto che si insista molto sulle vaccinazioni. Si tratta di vaccinazioni che nulla hanno a che fare con il vaccino vero e proprio, sono invece delle forme di sostanze chimiche che vengono inserite negli organismi per ridurre le capacità intellettuali, in quanto i programmatori degli androidi si aspettano la ribellione dell'androide stesso. Per cui in caso di ribellione del robot, loro hanno a disposizione un peggiore robot, che è quella della razza umana. Su questo argomento, che è interessantissimo, noi avevamo detto che un giorno ci avremmo parlato, ci stiamo già ragionando, ma poi Isaac Asimov, che è il famoso scrittore di fantascienza, ha scritto proprio delle regole. E noi, come io, avvocato Maurizio Cerchiara, come con l'associazione che ho formato, la Consulegent, che è un'associazione di studi giuridici, ho scritto quali dovrebbero essere le regole del rapporto tra mondo umano, vivente, umano e tecnologico. Appunto. Perché oggi l'uomo è cancellato, mentre la tecnologia non dovrebbe mai soffocare l'elemento umano. Che cosa dice in questo ultimo paragrafo? Poi terminiamo, perché io lo voglio continuare a leggere con voi e non l'ho sottolineata questa parte qui. Esatto, ma intanto abbiamo fatto già una quindicina di minuti, più sì, che sufficiente. Cioè, da dire quest'ultimo concetto, che praticamente ormai la democrazia, come ammettono anche quelli che vogliono difenderla, praticamente non è più rispettata. La maggior parte della popolazione è totalmente esclusa dalle decisioni che ogni giorno si prendono in gruppi, nei gruppi questi qui finanziari, nei gruppi praticamente di coloro che gestiscono la comunità europea, che sono manovrati dalle istituzioni. E mentre chi lavora geme, soffre e si suicida, quei pochi individui che lavorano anche senza far parte della razza eletta, che lavorano in quegli ambienti, mettono in tasca milioni di dollari al mese, dobbiamo dirlo. Eh sì, e questo poi propone quel problema per cui quell'associazione negli Stati Uniti ha compiuto tutta una serie di battaglie, cioè che praticamente l'1% della popolazione del mondo detiene quanto detiene il resto, il 99%. Quindi praticamente questa forbice si allarga sempre di più a favore di quei pochissimi che percepiscono tantissimo. Sono quelli che hanno inventato anche la speculazione finanziaria. Vabbè, logico, ecco. Prosegue intanto anche nella UE, l'Unione Europea, lo svuotamento che le corporazioni stanno spostando della democrazia reale. Per il sistema sanitario nazionale, lo sviluppo del sistema pensionistico pubblico, le notevoli riduzioni di orario, il miglioramento delle condizioni di lavoro, lo statuto dei lavoratori rappresentano tutti ormai pezzi di un qualche cosa che si sta superando. I partiti di sinistra sono scomparsi, oppure sono terze vie, sono diventati i migliori interpreti degli interessi della grande impresa. Ovunque i sindacati sono indeboliti. Dunque, la grande impresa, ci viene detto, ci dice che bisogna adattarsi alla logica dell'economia. In realtà non di logica economica si tratta, bensì di potere, potere che loro esercitano. Poi c'è la privatizzazione di tutto, dalla previdenza, alla scuola, all'acqua. Privatizzare i beni comuni, infatti, significa sottrarre ai cittadini un ampio terreno di partecipazione politica, di esercizio della disciplina democratica.
il potere della grande impresa così importante non potrebbe essere più grande. Ma ormai non si parla più di grande impresa, perché per impresa il significato della parola, la comprensione della parola impresa, collega ovviamente alla fabbrica, la vecchia fabbrica industriale che, sia pure sfioccata in qua e là nel mondo, eccetera, eccetera, era comunque produttrice di beni reali. Oggi noi abbiamo un'impresa, quella che guadagna realmente, che guadagna fittiziamente sulla vendita forzata di beni irreali, ipotetici, immaginari. Allora, questo fatto di che queste multinazionali, che questi enti finanziari governino il mondo, io che sono da piccolo un lettore di romanzi di fantascienza, non c'è nulla di nuovo, lo avevano già scritto. Gli scrittori di fantascienza l'avevano già scritto. Tutto, avevano previsto tutto. Per cui... avevano anche previsto, io quello che mi impressionò di più fu proprio Ballard, il quale aveva previsto l'inquinamento del celeste e aveva previsto questa massa enorme, che l'hanno detto in televisione l'altro giorno, una massa incredibile di spezzoni, pezzi di ferro, satelliti andati per aria, lasciati morire e sempre girare attorno a questa terra, che hanno determinato un polviscolo che oggi sta soffocando la terra stessa. I problemi adesso... Mi pare che quel romanzo lì, perché io sono... un grande appassionato di fantasia, dovrebbe chiamarsi Il vento dal nulla. Ho l'impressione che sia proprio quello. Comunque poi ce ne sono tantissimi, ci sono quelli di Orwell, 1984, basterebbe quello. Esattamente, no? Esattamente. Quindi, tutto previsto. È tutto previsto, quindi non c'è niente di nuovo. E qui dice il libro, invece bisognerebbe capire il valore aggiunto, è dato proprio dal fatto che il lavoratore lavora perché vuole compiere qualche cosa di importante per sé. Esattamente. Per tutti, e questo gli viene riconosciuto. E come spiega Rudolf Steiner nel suo libro La tricartezione del carisma sociale, praticamente sono state le classi, quelle praticamente delle intellettuali, che hanno tradito il lavoratore, che gli hanno detto: tu devi cercare di ottenere qualcosa di materiale, mentre è vero che devi ottenere qualcosa di materiale, ma il lavoratore ha anche bisogno di qualcosa di spirituale, cioè il riconoscimento della propria attività. Esattamente, questo è l'umanesimo del lavoro. Questo è l'umanesimo del lavoro. E qui lo dice anche praticamente Gallino quando parla appunto della partecipazione dei lavoratori. Partecipazione dei lavoratori, voi sapete che io ho tenuto anche delle conferenze, ci sono state delle conferenze dell'AISO, l'associazione di cui io faccio parte, l'associazione di diritto del lavoro. Quindi stiamo ritoccando già alcuni temi trattati. Io chiuderei qui perché poi passerei successivamente a un'altra occasione. Speriamo di finirlo in due puntate questo libro. Ma esattamente, siamo qui per farlo. Siamo già arrivati a pagina 60, in tutto sono 182, sì, ce la dovremmo fare. Ti delego ad andare avanti, sottolineare i punti essenziali. Sì, devo fare quello che manca, perché se non lo sottolineo poi rischio di leggere cose meno importanti e... di non leggere cose importanti. Invece... allora, intanto noi sottolineiamo di nuovo l'importanza di acquistare il libro di questo importantissimo economista morto di recente, è intitolato Uscire dall'Euro, Luciano Gallino, editore La Terza, che non è l'ultimo venuto come editore. E in conclusione, siccome mi è venuta una certa idea, bisogna che la dico, la differenza che c'è tra la concezione borsistica della speculazione finanziaria e quello che avviene adesso è questa, che mentre chi gioca in borsa e viene regolarmente fregato è uno che spontaneamente e per propria volontà si mette su quel rischio, oggi invece il mondo è diventato esclusivamente una grande borsa a disposizione degli speculatori a danno di persone che non avevano nessuna intenzione di andare a giocare in borsa e che vogliono continuare a vivere liberamente lavorando e producendo ma sulla certo, base del perché proprio lavoro. Introducendo praticamente il fatto praticamente che, le monete praticamente che l'attività, cerco di spiegare meglio perché faccio un pochino di fatica perché non sono un economista, che l'attività finanziaria degli stati debba essere gestita
tramite tutte queste attività di carattere finanziario, questo è errato, perché uno Stato non deve fare. Allora, noi abbiamo detto tante volte, non va soffocata l'attività finanziaria. Chi vuole svolgere l'attività finanziaria, anche rischiando tanto, deve avere il suo spazio. Però quello che è importante è quello che diremo, che ho sempre detto poi a questi convegni, è che ci sia una distinzione tra economia reale e economia virtuale. L'economia virtuale, l'economia, il sistema finanziario non deve minimamente toccare l'economia reale, né dal punto di vista privatistico, questo è molto importante, né dal punto di vista collettivo, pubblicistico. Pubblico e collettivo. Ecco, quindi, e qui ci vogliono delle norme. Invece qui noi abbiamo una comunità europea che stampa quantitative easing per poter gestire, per poter non far deflagrare una situazione economica di un paese come quella dell'Italia, ma non solo per questo lo stampa, vabbè, ma insomma, quindi sono sempre decisioni di carattere finanziario per cercare di sistemare questioni di carattere umano, lavorativo, di industriale, e no, la finanza deve rimanere nel suo ambito. Finché non si farà questo, non si potrà raggiungere alcun risultato, saremo chiamati a un mondo che ci distruggerà, ma prima cosa che dobbiamo fare è capire che la comunità europea è lo strumento attraverso il quale il sistema finanziario, governando stati membri che si pensano che dovrebbero essere contenti perché sono gestiti dalla comunità europea, possono fare quello che vogliono. Quindi, se non si blocca l'Europa prima, non si può stabilire il giusto rapporto con le istituzioni finanziarie. Anche se alcuni paesi, l'America, la Gran Bretagna in particolare, sono riusciti comunque a mettere in moto una legislazione che leggermente protegge su questo punto di vista. Ci risentiamo al più presto. Buonasera. Arrivederci. Buon ottobre. No, e siamo ancora a ottobre. Esatto. Buon ottobre a tutti. Ricordiamo che domani dovrebbe essere la data della morte di Mattei, cosa molto importante. Domani è l'anniversario. Arrivederci a tutti.